Sei modi in cui distruggi la tua psiche. Non faceva effetto un cazzo. Il dottor Mezzanotte ha detto che la nostra psiche è un bicchiere di carta. No, perché no? E tu che immagine daresti alla psiche? Scrivilo nei commenti, così di botto, prima di iniziare il video. Ciao, sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta, lavoro da più di 13 anni nel mio studio analitico e da 3 anni a questa parte ho deciso di portare la mia esperienza su internet, su Instagram, su YouTube, perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve può uscire fuori dalla stanza d'analisi, deve e può arrivare a tutti. Oggi parliamo dei modi per distruggere la propria psiche, per usurarla, per logorarla. Perché è vero che ci sono tanti eventi esterni che ci mettono alla prova, ma a volte siamo anche noi stessi che non alimentiamo, non la curiamo bene, non ne teniamo cura. Ed oggi voglio parlare di questo. Attenzione, piccolo avvertimento per chi mi segue, sto per iniziare il mio book tour di luglio. Per presentare il mio libro in alcune città italiane, in alcune librerie, in alcuni festival, e sarà interamente al sud. Un book tour dall'anima terrona, terrosa, terrosa volevo dire. E sarò in Calabria per 3 tappe, in Campania per una tappa, in Puglia per 2 tappe e poi vi dirò strada facendo. Quindi può darsi che nel prossimo video vi dirò anche le date. O se mi seguite su Instagram, dirò tutto lì, insomma. Ci vediamo presto, incoscienti. Che cos'è la psiche? La psiche è inconscio e coscienza. È inconscio collettivo, inconscio individuale, coscienza collettiva e coscienza individuale. È un contenitore di immagini. Ah, vedi, è un contenitore, alla fine il bicchiere andava bene, pur sempre un contenitore. È un contenitore permeabile di immagini, di emozioni, di sentimenti che ci attraversano. E come ogni parte del nostro corpo, bisogna tenerne cura. Scopriamo in che modo non lo facciamo. Nutrimento. La psiche bisogna nutrirla. Così come dobbiamo nutrire il corpo, dobbiamo trovare un alimento per la nostra psiche. Che sia una sfida, che sia un libro, che sia una passione, che sia un interesse. Ma se non ti metti in gioco con la psiche, se non la metti in gioco, se cerchi di rimanere all'interno di una comfort zone, all'interno di rituali, di riti predefiniti che sono sempre uguali, sempre gli stessi, piano piano toglierai alla psiche quel potere creativo che ti permette di andare oltre, di curarti, di trovare una soluzione. Non nutrire la psiche la distrugge in quanto la inaridisce, diventa un vero e proprio deserto dell'anima, vuoto. Non affrontare i propri demoni, non affrontare i propri sintomi. Lasciarli lì per anni, per mesi, agire senza fare nulla distrugge la tua psiche. Aldo Carotenuto, uno dei più grandi psicoanalisti italiani, quando si entrava per la prima volta in analisi, diceva: quali sono i tuoi demoni che ti portano qui? Se non affrontiamo i nostri demoni, se non affrontiamo parti di noi, se non affrontiamo i sintomi, se lasciamo agire l'ansia, lo stress, il panico, la depressione, la psiche si consumerà giorno dopo giorno e ci priverà delle energie vitali. Più lasciamo passare del tempo non curandoci dei sintomi della psiche, più noi diventeremo quei sintomi stessi. Io non sarò più una persona che ha l'ansia, ma sarò un ansioso. Non sarò più una persona che ha la depressione, ma sarò un depresso. Non sarò più una persona che ha il panico, ma sarò un panico. Nessun dialogo interiore. La psiche è formata dal piccolo popolo, affermava Jung, ovvero tanti personaggi che interagiscono fra di loro. E se non ho un buon dialogo interiore, questi personaggi finiscono di essere isole, isole in mezzo a un mare, che non comunicano tra di loro. E quando non c'è comunicazione interiore, mi troverò a vivere una vita inconsapevole. Mi succedono delle cose e mi dico: boh, perché è successo a me? Come è possibile? Non mi merito questo, chissà perché. E questo accade quando siamo poco consapevoli della nostra interiorità, quando non abbiamo un buon dialogo interiore. Acqua. Questa è una cosa neuroscientifica. Bisogna bere, ragazzi. Dico, io non bevo, però bisogna bere. Ah, quanto è faticoso bere. Mamma mia, alla psiche serve il cervello è per l'85% di acqua, se non bevi ti stai distruggendo. Mamma mia, questo sembra quasi uno sponsor da dietista in realtà. Allora,
tante. Multitasking. Figo il multitasking, fare più cose contemporaneamente, ma non tutti possono. Perché ci sono alcuni tipi di personalità, di carattere che possono affrontare dei compiti multitasking, altri no, devono fare una cosa alla volta. Quindi per un carattere che non riesce a essere multitasking, fare più compiti può essere qualcosa di invasivo. Questo per dirvi che una volta avuta consapevolezza del proprio carattere, della propria psiche, di come è fatta la propria unicità, bisogna usare la propria unicità senza storpiarsi, bisogna usarsi. Per ciò che siamo, accettarsi e usarsi. Se non ci accettiamo, se cerchiamo di essere ciò che non siamo, ci stiamo distruggendo. La vera sfida con noi stessi non è essere ciò che non siamo, ma essere ciò che siamo nel miglior modo possibile. Schermi! Non vi preoccupate, non vi farò la paternale di quanto tempo dovete stare davanti agli schermi se per vedere il dottor Mezzanotte il più tempo possibile. Stanno conducendo alcune ricerche, è ancora presto relativamente. Sembra che per il cervello dei bambini stare più di 7 ore al giorno, ma 7 ore al giorno davanti a uno schermo è tantissimo. Cioè a me arriva il report settimanale, ci sto di media 7 ore e mezza, 8, ma a volte perché faccio 6 ore di colloqui clinici davanti al cellulare e io ci lavoro. Sembra che nel cervello dei bambini 7 ore al giorno possa assottigliare lievemente la corteccia cerebrale, ma non si conosce la conseguenza di questo assottigliamento, non è relativo al cui ovviamente. Quindi è ancora presto ragazzi, intanto godiamoci gli schermi, poi vediamo. Questo punto l'ho messo in realtà perché in un altro video vorrei parlarvi dell'impatto dello schermo o del multimedia a livello psichico, cerebrale, in maniera un po' più obiettiva del non è una cosa brutta e cattivona che va di moda oggi, perché è una novità e ogni novità porta con sé il brutto, l'aura del brutto e cattivone. Anche quando uscirono i libri erano le bestie di Satana i libri, però oggi sono cose belle. No desideri. Non siamo consapevoli di noi, non abbiamo un buon dialogo interiore, non nutriamo la nostra psiche. Può accadere un giorno che ci svegliamo e non sappiamo quello che vogliamo. Non abbiamo desideri. E se non abbiamo desideri, non abbiamo passioni, non abbiamo interessi, stiamo inaridendo la psiche, ci stiamo distruggendo. Perché la psiche funziona attraverso l'eros, l'energia primordiale dell'eros, che è quell'energia che ci fa tendere a, ci fa avere un obiettivo, è l'energia che funge da motore, da tensione per arrivare, per procedere nella vita. Se non c'è Eros non c'è vita, se non c'è Eros non ci sono desideri, se non c'è desiderio c'è un vero e proprio inaridimento, sì, dell'anima. Coltivate i vostri desideri. Questi sono questi sono i 7 punti in cui possiamo distruggere la nostra psiche, ce ne sono tanti altri. La cosa principale da tenere presente è che della psiche bisogna tenerne cura. Non ancora ci entra in mente, è un secoletto e qualcosa che parliamo di psiche inconscio. Durante questo secolo addirittura c'è stato qualcuno che ha detto no, in realtà non esiste, non c'è nessuna psiche, nessun inconscio. Chiamatela psiche, chiamatela inconscio, chiamatela interiorità, mente, cervello, potete chiamarla anche anima, come vi pare. L'importante è che bisogna tenerne cura. Come teniamo cura dei nostri capelli, della nostra pelle, della nostra barba. Ecco, io devo andarmi a fare barba e capelli. Della nostra pancetta, della nostra forma fisica. Teniamo cura della psiche. Se ti è piaciuto questo video, se ti è venuta voglia di fare un filler alla psiche, iscriviti al canale, condividi il video con qualcuno che ha incuria di se stesso e accende il campanellino delle notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao! Dovremmo aprire dei centri estetici per la psiche. Salve, cosa vuole prenotare? Un dialogo interiore. Ah, io rilassamento, meditazione, ipnosi. Ah, io la rage room. Voglio tirare delle testate a qualcosa. Invece di centri estetici, centri psichici.